è l'analisi migliore che uno può fare, perché rappresenta effettivamente la realtà, diventa estremamente complessa da gestire. Quindi non so, stiamo facendo analisi e adesso quando li lanciamo ci impiegano 7-8 giorni a darci i risultati. Abbiamo dei computer con 16 processori, 16 giga di RAM, abbiamo tutto quello possibile e immaginabile, ma lo stesso durano 8-9 giorni. Quindi a quel punto abbiamo anche un super computer da poter gestire, ma anche quello purtroppo diventa molto. E quindi è chiaro che è onerosissimo in termini di esecuzione. E chiaramente richiedono tantissima esperienza, perché spesso danno dei risultati che non sono per niente attendibili. E questo, giusto per darvi un esempio, è un esempio fatto da un nostro studente, che era un studente allo school, ma è venuto a fare la tesi da noi a Chieti. Allora, questa è la torre, forse la conoscete, di Guardia Grella, una torre campanaria della cattedrale, e c'era stato chiesto di valutare la sicurezza della torre sia in condizioni sismiche che in condizioni statiche sotto le azioni delle campane. Quindi anche in questo caso abbiamo applicato tutti gli elementi tridimensionali e abbiamo visto effettivamente qual era il comportamento della struttura. Vedete, c'è una lesione che si forma verticalmente, la struttura dopo un po' si ribalta. Ma il comportamento in realtà come è stato ottenuto? Tenendo conto di tutto il terreno con una stratigrafia corretta sotto guardia greve, perché noi volevamo effettivamente vedere qual era il comportamento sotto azione sismica. Quindi quello che si è stato fatto è stata tagliata la sezione, riprodotta, ed è stata fatta un'analisi di questo tipo che magari voi abitate all'Aquila. È stato applicato un accelerogramma sotto alla base e abbiamo visto l'evoluzione sotto l'effetto topografico. Vedete, questa è chiamata amplificazione, cioè noi registriamo l'accelerazione qua, andiamo a vedere l'accelerazione qua sopra e andiamo a vedere qual è la differenza tra le due accelerazioni. A questo punto ci sono due aspetti. Uno è quello della riflessione delle onde. Le onde quando partono, lo potete vedere, questo è un impulso di Ricker, cioè noi diamo un impulso di questo tipo alla struttura, è impulsiva. Parte l'impulso, eccolo. A questo punto vedete, l'onda viene riflessa dalla parte laterale, questa è chiamata amplificazione topografica. E poi, visto qui ci sono delle argille compatte, delle marne, sopra ci sono delle sabbie e delle ghiaie, che cosa succede? Le onde vengono intrappolate sulla parte finale, quindi tutte quelle lì sono accelerazioni che rimangono intrappolate all'interno del suolo. E quindi questo chiaramente genera un effetto amplificativo, dovuto sia all'effetto topografico che al tipo di terreno su cui poggia la struttura. E questo è effettivamente quello che è successo a Onna. Iniziate a pensare a Onna, terreno alluvionale fra due in una valle, quindi hanno iniziato chiaramente a riflettersi le onde da una parte all'altra, accumularsi e amplificare dovuto al terreno finale, cioè la parte alluvionale del terreno, che amplifica esattamente molto peggio anche di questo tipo di strutture. E quindi alla fine quello che è stato fatto un modello tridimensionale con sotto tutto il suolo, non stiamo lì sui dettagli, e questo è il comportamento che si riesce a ottenere della struttura. In questo caso chiaramente la flessibilità del terreno è molto molto importante. Vedete, la struttura inizia ad aprirsi letteralmente. Se voi fate una struttura così, anche così accurata, ma mettendo gli incastri sotto, ottenete un risultato completamente diverso da questo. Quindi voi mi chiedete, è importante, è basilare su una struttura in muratura andare a considerare anche l'effetto del terreno, uno da un lato quanto amplifica, ma l'altro anche quanto rende flessibile la struttura. Perché chiaramente la flessibilità sotto riduce le azioni sismiche e quindi il comportamento della struttura incastrata è molto molto più rigido inizialmente, si rompe subito e chiaramente non potete tenere conto dell'effetto della struttura. Se mettete correttamente i vincoli sotto e quindi delle molle, perlomeno delle molle dissipative, chiaramente potete ottenere un risultato molto migliore. Questo è un livello di analisi. No, anche nel caso voler mettere una molla in analisi lineare è difficile, però dall'altro lato io quello che consiglio di fare è sempre quello di valutare dei range di comportamento, cioè noi non conosciamo il comportamento della struttura, non possiamo saperlo. Quindi a questo punto uno valuta incastrato, l'altro lo valuta con una molla anche magari flessibile e si vede come si comporta la struttura, perché non è detto a priori, molti lo dicono, anche i miei colleghi, ma se la incastri sei sicuro che è comunque conservativa. Non è vero, perché in realtà
a volte può essere conservativa, a volte invece sono delle distribuzioni dovute all'effetto del suolo, che rendono invece la struttura magari più caricata in una zona rispetto all'altra. Quindi non è detto a priori che sia una o l'altra, è sempre bello valutare secondo me dei range di comportamento, anche perché, ripeto, purtroppo non abbiamo a disposizione queste analisi, queste sono analisi che praticamente nessuno fa, anche a livello di ricerca, quindi non sono alla portata di tutti, questo me ne rendo conto. A livello di ingegneria, pochissime società che conosco hanno, non italiane purtroppo, hanno l'opportunità di fare questo tipo di analisi. Quindi, però questo sarà quello che l'ingegneria secondo me porterà fra 15-20 anni, saranno in grado probabilmente di gestire modelli così correntemente. Però è chiaro che anche solo una molla che considera anche in una maniera molto semplificata la struttura di comportamento può essere molto interessante. Io ho finito, se avete domande magari ho anche delle risposte. Chi modello del terreno è stato utilizzato? Questi sono tutti i modelli di terreno. In questo caso, in questa fase iniziale, perché in realtà la ricerca sta ancora andando avanti, il terreno è lineare qua sotto, ma c'è una giustificazione. I tipi di terremoti con una faglia abbastanza lontana, cioè la faglia in questo caso è sulla maglia da 10-15 km, difficilmente per le piccole intensità rispetto, io sto parlando chiaramente dei terremoti cileni, dei terremoti, il comportamento del terreno normalmente si discosta poco del non lineare. Poi in questo caso ci sono delle marne sotto, ci sono delle sabbie, e quindi non è molto importante, però la prossima evoluzione sarà effettivamente quello di considerare il comportamento ciclico anche del terreno, che diventa estremamente complesso a quel punto, perché per adesso ho visto solo un esempio fatto in California da un professore con cui lavoriamo, sul Dumble Bridge, che ha considerato un comportamento non lineare classico del terreno vedendo effettivamente la liquefazione, lì c'erano problemi di liquefazione su un ponte di 400 metri. Però questo è sicuramente un aspetto, poi lo valuterne. Il fatto che per esempio a Roio, qui vicino all'Aquila, ci fossero, cioè la parte storica del paese, su un terreno carsico con molte aperture, questo può aver creato una sorta di riflessione, assolutamente sì, assolutamente sì, di accelerazione superiore magari all'intensità, assolutamente sì. È chiaro, ripeto, rappresentare la realtà per noi adesso è molto difficile, cioè, questa analisi che secondo me è molto interessante con gli impulsi, appunto, già vi rendete, solo l'immagine vi rendete conto di quanto può riflettere, se inizia a mettere cavità questo inizia a rimbalzare da una parte all'altra, dipende però dalle dimensioni della cavità, quindi non è detto a priori, bisognerebbe fare delle analisi specifiche per vedere effettivamente quanto può modificare. Ci sono anche piccole differenze di terreno, piccole differenze topografiche, piccole possono creare delle differenze, l'avete visto qui a Ravonna, cioè ci sono delle zone che sono estremamente danneggiate, altre zone che sono molto meno danneggiate. Dipendono da aspetti relativi, uno al suolo, l'altro, questo ve lo dicono i geologi, parlano solo di quello, noi strutturisti invece parliamo solo delle strutture, cioè quello che diciamo noi, è chiaro che se la struttura è regolare, poggia anche su un terreno molto molto sfortunato, sicuramente avrà un buon comportamento. Se la struttura è irregolare, appoggia tipo a onna e appoggia su un terreno alluvionale, ovviamente quello che succede poi è quello. Quindi, perché io ho visto anche a onna delle strutture che sono intatte, quindi a distanza di 50 metri, che vuol dire che una a 50 metri dall'altra, una era intatta, l'altra era completamente distrutta dalla tamponatura, quindi insomma ci sono tanti aspetti. Appunto, purtroppo le analisi sono puramente convenzionali, quello che pensate. Non pensate che con le analisi raggiungerete neanche un minimo di realtà, è completamente distante, è una convenzione che voi dovete rispettare, ma le analisi che rappresentano la realtà sono ancora purtroppo, e siamo ancora noi lontani perché abbiamo ancora molto. Una domanda sull'interazione tra, diciamo, il suolo e la struttura sottostante è determinata dalle fondazioni, no? Fondazioni profonde tipo pali, noi abbiamo visto nelle Marche, che hanno creato dei problemi, anche edifici uguali in cui il costruttore si era voluto tutelare nella sua abitazione realizzando pali, è stata enormemente danneggiata. Questo è sempre vero? No, non è sempre vero, dipende dal tipo di terreno e dipende soprattutto da come vengono messi i pali. Ad esempio,
e poi dipende anche da altri aspetti. Ad esempio, a me una cosa che non piace assolutamente è quello di utilizzare micropile in una struttura di muratura magari consolidata dopo 200 anni, perché cosa succede? Si altera lo stato di consolidamento. Quindi a questo punto uno magari mette dei micropile solo in alcune zone, sotto azione sismica uno diventa un incastro, l'altro è completamente flessibile. Quindi dipende dal tipo di struttura e dipende da come è messo il palo. A volte possono essere benefici, a volte possono assolutamente non avere un buon comportamento. Quindi, però generalmente se il palo è calcolato bene, cioè il comportamento è buono. Dipende, perché chiaramente incastra il terreno. Se le azioni vengono considerate correttamente sulla struttura, perché le azioni ovviamente, essendo il terreno rigido dovuto al palo, le azioni aumentano, le forze aumentano sulla struttura. Quindi magari ci sono stati problemi sui pali, la struttura non è stata calcolata bene, non lo so, se la struttura viene calcolata bene. Invece sulle strutture monumentali è un altro aspetto, ripeto, immaginate la struttura sta galleggiando a 200 anni, magari voi fate i calcoli, non so, la tensione ammissibile sul terreno è 2 e quella lì porta 5. Non dicevano come fa a stare in piedi, beh, 200 anni che lì si è consolidato il terreno sotto, quindi a questo punto è molto meglio non alterare la situazione o allargare magari le fondazioni, ma non andare a mettere dei micropali, perché quello può creare dei danni notevoli, soprattutto sotto azione sismica, perché redistribuisce in un modo completamente diverso. Quello che è quello che è successo quando uno vede il comportamento di una struttura qua all'Aquila, si rende conto che le strutture che appunto sono state consolidate nell'arco degli anni chiaramente hanno un comportamento. Ci sono molte strutture, ve lo voglio dire, che sicuramente dovevano crollare, in realtà non sono crollate, altre che non, se fai i conti invece sembrava essere stare in piedi, invece sono crollate. Quindi non quello, però ripeto, dipende. Cioè, normalmente se il palo viene calcolato bene, sicuramente io parlo di strutture nuove, dipende dal tipo di terreno, ma se serve il palo ti serve bene. Non so poi cosa è successo lì. Però anche il palo è interessante comunque il comportamento sotto il ponte, ha studiato comunque, perché il ponte poggiava su dei pali, quindi andato giù ci sono 40 metri di palo, quindi ho modellato esplicitamente proprio il palo, andato effettivamente a considerare l'interazione tra il palo e tutta la struttura. Quindi, però se sotto la struttura di fondazione è abbastanza rigido riesci a trasferire il palo. È stato dato un certo smorzamento oppure è rimasto? No, il materiale è un dumping, è uno smorzamento più basso di quello lineare, perché quello che succede normalmente dicono, vabbè, la muratura è un dumping, è uno smorzamento del 5%, 7%. Riferivo al terreno. Al terreno, sì, è stato dato un dumping al materiale del 2-3%, adesso non ricordo esattamente. Non elevato, o forse anche in caso, nel terreno siamo arrivati anche al 4-5, perché il terreno era lineare. Anche se, ripeto, non ci aspettavamo forti fessurazioni nel terreno. Però quello volevo dire, nel materiale invece nella struttura, il dumping è stato ritenuto intorno all'1-1,5%, perché quello che succede è che noi modelliamo la non linearità, quindi nel comportamento del dumping che noi diamo normalmente alla struttura del 5% si tiene in considerazione da un lato lo smorzamento dovuto ad esempio a, non so, a slip, a scorrimenti, dovuto a interazioni particolari, ma il 3-4% dipende dal comportamento non lineare stretto della struttura, che se uno lo considera correttamente non va chiaramente imputato. Se uno mette il 5% su un'analisi non lineare, computa due volte lo stesso smorzamento, che arriva fino al 10%. Però in questo caso è stato messo sul terreno in maniera semplificata con un dato sul materiale, un smorzamento. Lei ha detto che questo sarà il futuro dell'ingegneria, fra 15-20 anni saranno, diciamo, disponibili in modo diffuso questi strumenti di calcolo, ma fino ad allora ci saranno delle ricadute in termini di normativa dipendenti da queste ricerche di livello universitario? Prevede che ci sia un beneficio per noi prima di allora? Allora, noi che dobbiamo utilizzare poi... Quello che io spero sinceramente è che venga questo... Adesso c'è una revisione dell'NTC 2008. Quindi c'è una revisione completa, sono fatti di finanziamenti, siamo già stati finanziati. Quello che io spero a breve termine, prima di tutto, che venga
poter dire semplificata un pochino quella che è la situazione, soprattutto venga consolidata quella che è la normativa, perché se continuiamo a cambiare la normativa ogni due anni, stravolgendola, è un problema per tutti. L'altro aspetto è sicuramente